cavi, dissero il cammello e il puntale all'angolo finto. Beh, amici, vedo che non siete cambiati, però qualcuno della vecchia compagnia manca o mi sbaglio, disse l'albero finto. Hai ragione, purtroppo, ma perché costare questa bella occasione parlando di chi è finito nella spazzatura? Tutto passa, neanche noi che non siamo vivi possiamo aspirare all'eternità. Però passiamo di generazione in generazione se ci trattano con un po' di gatto. Beh, dipende da come veniamo conservati, disse il cannello. Io non posso mentire perché sono il più anziano, ricordo ancora il Natale del 1946. Ah, risparmiaci la tua storia, lo interruppe il puntale, la sappiamo tutti. Ma magari l'albero finto dopo 30 anni non se la ricorda più, proseguì imperturbabile il cammello. Dunque, ero esposto nella vetrina di una cartoleria e i bisnonni dei nostri ospiti entrarono per comprare le statuine del presepe. Volevano fare una sorpresa ai figli perché nel dopoguerra giravano pochi quattrini. Il negoziante era un uomo molto generoso e mi diede in omaggio con 3 pecore. Sono ancora qui. Ma sfido che ti tengo di conto. Ormai sei un pezzo d'antiquariato, gesso, dipinto a mano, disse il puntale. I miei predecessori di vetro erano altrettanto preziosi ma delicati, hanno avuto vita breve. Per fortuna io sono infrangibile. Però anche le balle di plastica campano poco, disse la pigna di vetro, polemizzando con il puntale. Dopo un po' diventano opache, ammaccate, stinte e vengono gettate via, mentre noi decori di vetro, se riusciamo a invecchiare, sembriamo sempre più belli. Già, però i superstiti della vostra razza si contano sulle dita di una mano. Canticchiò la sfera Carillon con la neve. Era di vetro e di plastica. Poteva permettersi di criticare chi voleva.